Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con la start screen di Windows 8. Alcuni di voi ci hanno chiesto come si può procedere alla personalizzazione in pratica della paginata in questione, paginata che va in pratica a riassumere l'insieme di applicazioni che abbiamo installato. Ci sono le Metro Apps presenti di default, tra le quali si trovano per esempio l'applicazione Mail, Contatti, Messaggi e quant'altro, applicazioni installate da Microsoft, gratuite ovviamente, e utilizzabili per esempio per messaggiare i vostri contatti o mandare le mail, oppure gestire le foto, giusto così per fare qualche esempio. Andiamo quindi a capire come possiamo personalizzare questa schermata. Abbiamo già realizzato un video dove vi mostriamo la personalizzazione estetica in pratica di questa pagina. Possiamo andare a gestire la nostra immagine, possiamo andare a gestire la nostra schermata start, come vedete con estrema semplicità. Io posso passare in pratica da una colorazione rossa a una colorazione grigia. Tutte le altre impostazioni vi si invita ad andarle a vedere nel video dedicato, così da permettere a me adesso di realizzare il video specifico come guida dove vi spieghiamo in pratica come si può andare a raggruppare le applicazioni in base a un ordine di vostro gusto e andare a dare un nome ai gruppi che si creano. Ne abbiamo create alcune di prova, vedete con Ctrl e la rotella del mouse possiamo andare in pratica a gestire l'ingrandimento e la visione in pratica della start screen a grandezza naturale oppure ridotta come in questo caso. Qui abbiamo il primo gruppo, secondo gruppo, terzo gruppo, quarto gruppo, quinto gruppo. Pulsante destro, per esempio, sul quinto gruppo, dobbiamo assegnare un nome. Nel quinto gruppo decidiamo di andare a inserire tutti i programmi dedicati alla pulizia del sistema operativo. Ce ne possono essere diversi. Noi in questo caso abbiamo installato CCleaner, come vedete sopra il gruppo troviamo il nome pulizia. In questo modo possiamo, diciamo, identificare in modo facile le nostre applicazioni. Vogliamo creare un gruppo, il penultimo, dedicato ai giochi. Quindi andiamo ad assegnare un nome. Vediamo che all'interno abbiamo creato l'account giochi, dove all'interno ovviamente troviamo appunto l'account Xbox e quant'altro, volendolo tranquillamente utilizzare. All'interno però potremo anche racchiudere, oltre a giochi, anche lo store. Perché noi visitiamo lo store essenzialmente per avere, oltre all'account Xbox, dove poter giocare poi in contemporanea anche con la sincronizzazione dei nostri dati sul cloud di Microsoft, che ci permette poi di gestire la console Xbox vera e propria che magari abbiamo in salotto, e abbiamo pure anche lo store. Quindi nel nostro gruppo giochi abbiamo giochi, nativamente applicazione gestibile, insomma, con il suddetto account Microsoft, con lo store. Vogliamo dare un nome quindi anche al terzo gruppo, nessun problema. Terzo gruppo potremmo per esempio chiamarlo multimedia. Vedete come il tutto sia assolutamente facilmente gestibile. Assegna nome, tac, e abbiamo creato il gruppo multimedia. Però nel gruppo multimedia noi vogliamo inserire i viaggi, la fotocamera, la musica e anche l'applicazione foto. Quindi la prendiamo, clic, rapido rapido, la spostiamo dove ci garba, per esempio qui, e il tutto è bello che è fatto. Questo, il primo gruppo non gli diamo un nome, perché ci garba non dargli un nome, giusto così per cambiare anche un pochino, e il secondo gruppo, sempre pulsante destro sul gruppo, e lo chiamiamo alimentazione. Assegna nome, tac, fatta. Come potete apprezzare, quindi io posso andare a gestire le mie applicazioni con estrema semplicità, perché come potete apprezzare io ho spostato per esempio un'applicazione, ovviamente posso creare anche un gruppo ex novo, per esempio mi fa comodo creare un gruppo, sposto l'applicazione, mi si crea una sorta di colonnina bianca come avete apprezzato, e qui non so più che nome dargli, lo chiamiamo gruppo, perché sono ricco di fantasia, assegna nome, tac, fatta. Come vedete, quindi io posso spostare un'applicazione un po' dove mi pare, in questo caso spostate appunto l'applicazione desktop, si crea una sorta di colonnina e all'interno vado a creare il mio gruppo.
non mi va più bene che sia un gruppo separato, lo voglio aggiungere ad alimentazione, perché mi piace avere il desktop all'interno del gruppo alimentazione, come vedete lo posso tranquillamente, velocemente spostare senza avere il minimo problema. Davvero, in tempi stretti possiamo quindi andare a salvare l'estetica della nostra start screen sul ciò che immaginiamo, lo possiamo rendere reale, ossia riusciamo quindi a suddividere le nostre applicazioni in modo razionale, in base ovviamente ai nostri gusti oppure alle nostre necessità, questo cambia ben poco, dipende ovviamente da ciò che vi serve a voi. Possiamo comunque decidere anche di eliminare un'applicazione, perché nel momento in cui noi decidiamo di fare pulsante destro, per esempio sull'applicazione fotocamera, si è ammusciata la lampada all'improvviso, stai su, ottimo, vedete abbiamo fatto pulsante destro sul tasto fotocamera. Noi abbiamo questo tastone lilla con appunto l'applicazione fotocamera, possiamo rimuoverla da start oppure possiamo fare addirittura disinstalla, perché ci fa comodo, per esempio, togliere un'applicazione e disinstallarla appunto dal nostro sistema. Ci va bene che appunto sia presente, possiamo andarla ad aprire. Una volta aperta vi dice, fotocamera può utilizzare webcam e microfono, potete ovviamente fare consenti oppure blocca, oppure potete tornare nella videata principale, in modo davvero molto semplice. Come potete apprezzare, la scorrevolezza è assolutamente valida e il tutto è assolutamente gestibile come più vi piace. Come potete vedere, il tutto vi permette un'ottima accessibilità. Possiamo andare a fare anche una ricerca, per esempio possiamo cercare CCleaner. Una volta trovato CCleaner tra le applicazioni, pulsante destro sull'applicazione, possiamo rimuovere da start, aggiungere alla barra delle applicazioni, ossia la taskbar che trovate in basso sul desktop, vedete che se io faccio clic qui, poi la ritroverò anche sul desktop, sempre facendo pulsante destro possiamo fare per esempio, vedete, rimuovi dalla barra delle applicazioni, disinstalla, apri in una nuova finestra, esegui come amministratore oppure apri percorso file. Vogliamo andare a vedere sul nostro desktop CCleaner, come potete apprezzare, è stata inserita nella barretta in basso che trovate, che caratterizza esteticamente il desktop, ormai da qualche versione di Windows a questa parte. In questo modo, quindi, come potete apprezzare, riuscite a pinnare in pratica un'applicazione sulla start screen, sulla taskbar, riuscite a gestirle in gruppi, riuscite a spostarle, riuscite a eliminarle, riuscite a rinominare, per esempio, i gruppi che andate a creare. Volete, infatti, gestire il tutto in modo molto semplice, vedete che vi permette di gestire il gruppo test, il gruppo alimentazione, il gruppo multimedia, il gruppo giochi, il gruppo pulizia. Davvero semplice e veloce, e la stessa schermata start diventa un punto utile dove raccogliere in gruppi ordinati le vostre applicazioni. La demo sulla gestione dei gruppi, la capacità di rinominare, di fare il pin to start, il pin to taskbar, direi che la possiamo chiudere così. Non credo francamente ci sia altro da mostrarvi. Questa rapida demo quindi termina così. Se avete comunque dubbi, domande e curiosità, come sempre siamo a vostra disposizione. Ora vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, un saluto, ci si vede online a presto da Giuseppe Ragozzino.